Benvenuti a tutti, a nome non solo della Federazione Anarchica Polese, ma tutti i comitati, i gruppi, i compagni che sono impegnati nella lotta, vi ringraziamo. Vi ringrazia il coordinamento Empolese per la Palestina. Dovete sapere che questa nostra iniziativa era già stata prevista da tempo, perché noi ogni fine sabato di ogni mese facciamo un presidio, un banchino. Abbiamo approfittato di questa occasione, parlando di quello che sta succedendo adesso, quindi questa è un luogo, la piazza, è un microfono aperto a tutti quelli che vogliono parlare, escluso i fascisti e quelli che appoggiano il terrorismo. Quindi grazie di nuovo. Prima di leggervi il nostro intervento, voglio ringraziare gli studenti che oggi hanno manifestato con dignità e coraggio contro la repressione poliziesca e per la pace. Un grosso abbraccio a tutti loro, in modo simbolico anche quelli che sono qui presenti con noi. È per noi emozionante che i giovani dimostrino tutto ciò. A volte, visto l'età, visto il nostro impegno che dura da anni, mi hanno detto a volte: ma vale la pena? Sì, vale la pena, sì. Per voi giovani, per tutti, per un futuro migliore. Se stiamo uniti come adesso, vinceremo. Grazie, grazie di nuovo. Vorrei anche far notare quello che la stampa di regime, dietro alle veline della polizia e al governo, stanno scrivendo allarmanti appelli contro, in particolar modo anche qui nella regione toscana, quindi contro l'antagonismo toscano, e fanno risaltare il nostro impegno contro l'antimilitarismo e contro la repressione, e tutti chiaramente i temi classici dal lavoro e quelli ambientali. Niente di nuovo sotto il sole. Hanno dato l'ipotesi, hanno ritirato fuori i vecchi arnesi ormai morti come le Brigate Rosse, che furono quelli che distrussero insieme alla repressione di Stato il movimento degli anni 70. Stanno parlando di cattivi maestri, di un nuovo fronte sovversivo a Firenze e in provincia, di contrapposizione di classe, di unione fra vecchi e giovani estremisti. È chiaro, questa manovra è quella della manipolazione della gente, della criminalizzazione del dissenso per giustificare la crescente spinta repressiva, i crani spaccati ingiustamente agli studenti e chi si oppone, per coprire appunto questa repressione e il governo della Meloni e le loro future azioni. Oggi siamo qui, e anche noi della Federazione Anarchica Empolese, per sostenere la giornata di lotta antimilitarista a livello nazionale. Mentre le tensioni militari tra gli Stati si intensificano e si estendono gli scenari di guerra, il governo italiano lancia nuove missioni militari, come quella navale nel Mar Rosso, e approva insieme ai falsi pacifisti, alla falsa opposizione, nuovi invii di armi in Ucraina, incrementa gli effettivi delle forze armate e propone la costituzione di una riserva. A 2 anni dall'invasione dell'Ucraina da parte dell'aggressione russa, il 24 di questo mese,
diviene una giornata di alto valore simbolico per consolidare l'iniziativa antimilitarista, una pratica, un impegno costante da parte nostra di lotta per contrastare le politiche guerrafondaie del governo e per sostenere i sabotatori, i disertori, tutti gli ebettori di tutte le guerre. Per dire ai giovani, ai militari in campo, dietro fronte, e signor no, per costruire una prospettiva di un mondo senza eserciti, senza frontiere, contro tutti i nazionalismi e la retorica patriottica, contro le gerarchie, i direttori, i comitati centrali e tutti i capi in campo. Mentre le armi e i cannoni costruiti e venduti dall'Italia aprono il fuoco sulle popolazioni inermi in varie aree del pianeta e i conflitti si inaspriscono sempre più, c'è chi si ribella, come in questi giorni, e si oppone a tutto ciò, scendendo in piazza, chiedendo il cessate il fuoco, che si fermi il genocidio in Palestina, ma le forze del disordine e dell'ingiustizia, i servi del governo, quello di Dio, patria e famiglia, quello fascista, rispondono con la repressione, i pestaggi e i manganelli verso gli oppositori. Come abbiamo visto in questi giorni a Firenze e in molte altre parti d'Italia, a Pisa, nella città dello studente anarchico Franco Segantini, ucciso dal pestaggio degli sbirri mentre si opponeva a un comizio del fascista Nicolai, il padre di quelli al governo, il padre della Meloni e del questore presente a Pisa e a G8. Ecco il loro ordine, quello della violenza, della difesa dei privilegi, delle ingiustizie, quello dei bastoni neri, della mano armata del capitalismo privato e di quello statale. La solidarietà agli studenti, a chi viene aggredito, a chi è stato ucciso, non basta. È l'ora di reagire, di non scappare più, è l'ora di una vera resistenza. Le politiche e l'economia di guerra stanno impoverendo sempre più le popolazioni che non arrivano a fine mese e i servizi sociali, la sanità, la scuola, i bisogni reali delle persone vengono progressivamente tagliati e ridotti al lumicino. Miseria, angoscia, ingiustizia, soprusi, povertà, privazioni, morti ovunque, sullo sfruttamento del lavoro, ricatti occupazionali, mancanza di diritti, censura, autoritarismo e tutto quello che subiscono le popolazioni sotto la logica feroce del profitto, del potere e del dominio. La guerra però arriva anche nelle periferie, qui da noi, nelle città, col controllo militare, arriva anche nelle scuole, con la propaganda, l'arruolamento dei corpi e delle coscienze, per insegnare ai giovani a uccidere i propri fratelli, con le armi benedette dai preti, dai cappellani militari. Anche questa è guerra, è la guerra che fanno ai poveri. Occorre capovolgere la logica perversa del potere, del militarismo, dell'autoritarismo, del patriarcato, del fascismo che si annida in ogni esercito, in ogni Stato, governo di qualsiasi colore. La vita, la vera vita, il benessere non sta nell'aumento del PIL anche con la prostituzione, nella vendita di armi e nell'aggressione. Nella produzione e nel consumo di inutili merci inquinanti,
non sta nella passività, nell'accettazione dello sfruttamento, nei loro divertimenti inutili o nel piegare il capo. La vera vita è altrove, è nell'accesso non mercificato alla salute, all'istruzione, alla cultura, ai trasporti, alla casa, fuori dalla logica feroce dell'egoismo, del comando e del profitto. Sta nella vera associazione, nella cooperazione vera, nell'autoproduzione di beni utili e sociali, nel rispetto della natura, nel gioco, nello svago, nell'amore, in tutti gli amori, nel mutuo appoggio, nella felicità degli uomini liberi e consapevoli. Perché noi non vogliamo né obbedire né comandare. La vera vita sta nell'autonomia, nella fratellanza e nella condivisione. Sta nell'autodeterminazione dei popoli associati in un'unica terra e tante culture, senza stati, gerarchie, parassiti padronali e fili spinati. Sta nell'autonomia, nell'autogestione della propria vita, nell'autogoverno, nella libera sperimentazione per tutti i popoli oppressi. Cacciamo dalla terra tutti coloro che in nome del popolo e di una profetica resistenza e che per il loro potere compiono azioni disumane, crimini e terrorismo, affermando senza se e senza ma che la vera resistenza, i veri partigiani non fanno le stragi di nervi. La strage le fanno i fascisti, come quelli di Hamas, di Erdogan, di Netanyahu, del Berlino, della Cina, e quindi a stende e a strisce. Disertiamo dunque, fermiamo le guerre, fermiamo i genocidi, iniziamo subito da qui, da noi, lottando contro i nostri invasori, i nostri aggressori, i nostri sfruttatori, cioè i nostri governi e assassini di tutto. Grazie.